Buongiorno Antonino, abbiamo appena visto la processione notturna e tu mi dicevi appunto che è una particolarità del nostro paese. Come no? È una particolarità perché questa processione, oltre ad avere un forte significato simbolico religioso, ha anche un forte significato sociale, di riscatto, di emancipazione. Quindi questa processione è identitaria, nel senso che rappresenta il riscatto del popolo, degli umili, contro i notabili. Perché anticamente il privilegio di portare l'urna con il Gesù morto era solo ad appannaggio dei borghesi, cioè dei notabili. Solo loro potevano portare l'urna. A un certo punto le classi cosiddette menabienti di Santa Caterina si infastidirono e ci fu proprio un assalto al luogo in cui quest'urna era custodita. Quindi i contadini presero quest'urna e, per una questione proprio di riscatto, di voglia di portare, di essere protagonisti davanti al Santissimo Crocifisso, presero quest'urna e la portarono al Calvario di notte. Tant'è che, se voi ci fate caso, in questa processione manca la figura istituzionale, non c'è il sindaco con la fascia, non ci sono le autorità disposte in fila dietro l'urna, proprio perché è la processione del popolo, con questo forte carattere Ma identitario. che bello! Domani invece c'è quella, domani, cioè stasera, c'è quella istituzionale, c'è il sindaco con la fascia, ci sono le autorità, è tutto. Questa è la processione dei Catilinari, è la processione del cuore. È la processione del riscatto, è quella che non deve morire. È constato con grande piacere che ci sono tanti bambini alla processione. E Bello! questo vuol dire che i nostri bambini faranno continuare questa tradizione, non la faranno morire. Chi dice che il Signore a Santa Caterina muore due volte? Dice una grande fesseria, perché non conosce la storia. Questa processione, ripeto, è il riscatto dei deboli contro i potenti. Quindi è un riscatto verso il potere che gestisce il potere, ha un fortissimo valore identitario, storico, di emancipazione sociale e soprattutto di fede. Perché io, se non vado a questa processione, per me non è venerdì santo. Quindi vi saluto tutti e un abbraccio. Magari la Grazie, approfondiremo poi con un vostro. l'approfondiremo. Grazie a te, Grazie Caterina. Antonino, buona Ciao. giornata. Ciao, ciao, Ciao. ciao.